Le piante e i fiori sono come i nostri progetti. Alcuni non si sviluppano, altri crescono quando meno ce lo aspettiamo. Buongiorno. Oggi ho intenzione di condividere con voi un momento della giornata di ieri, che era domenica 3 maggio. Ho da poco iniziato a fare molto più frequentemente del solito giardinaggio. E trovo che appunto questa cosa, a parte in generale prendersi cura delle piante, ma proprio mettere le mani nella terra sia estremamente rilassante. Ho iniziato a riprendere sin dalla mattina, appena mi sono alzata, e ho deciso di farmi subito una bella colazione, anche perché fortunatamente la sera prima avevo già lavato i piatti, abitudine che sto cercando di prendere e sostituire con quella del lavarli la mattina seguente, di modo appunto da poter essere produttiva fin da subito e non avere i piatti della sera prima da lavare. E quindi mi sono fatta un bel tè alla vaniglia e gli waffle con la confettura di frutti di bosco, che è la mia preferita. Ho perso poi un po' di tempo sui vari social per rispondere a tutti i vostri commenti, che mi lasciate sempre, siete sempre tantissimo carini, di questo vi ringrazio. E poi subito dopo ho appunto iniziato col travasare una piantina di pomodori che ho trovato al supermercato, e ho sentito e letto su alcuni forum che le piantine del supermercato è bene travasarle subito. Non so se sia vero, però con il basilico ha funzionato. Io di solito lo prendevo sempre il basilico e puntualmente purtroppo mi moriva. Quindi ho provato anche con questa piantina di pomodori, vediamo se si riprenderà perché è un po' abbacchiata, poverina. Ho messo anche due stecchini per cercare di sostenerle un pochino. Ho preso lo stampino che aveva direttamente nel vaso, ma visto che non mi piaceva tanto come era fatto, ho deciso di riprodurlo. Non avrà lunga vita perché è cartone, è un pezzo di cartone che ho trovato nel ripostiglio, però vabbè, è giusto per distinguerli inizialmente. Adesso invece faccio la propagazione di Luis, che è uno dei miei due pothos, e ho seguito un video su come farlo, perché tutte le talee che ho iniziato a fare le ho iniziate a fare in acqua. Invece questa volta qua ho deciso di provare un altro metodo, penso, e appunto vi lascio il video che ho seguito nelle informazioni, così almeno se vi va potete andare a vedere. Thank you.
Ha deciso poi di provare a piantare le zucchine, le carote e le cipolle. Le zucchine so che hanno bisogno di molta più terra, un vaso più grande, però per il momento, visto che ancora devono proprio germogliare, ho utilizzato questo qua, che non è appunto tanto grande, però insomma vedremo, è anche un po' un esperimento per vedere che cosa ne esce, se ne esce qualcosa, e se poi dovessero germogliare appunto le rinvaserò in un vaso rettangolare che ho già un po' più grande. Per le carote e le cipolle invece ho visto dietro la bustina che c'era scritto che per le carote sarebbe stato meglio coltivarle, piantarle insieme direttamente alle cipolle, e quindi così ho fatto. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere che cosa ne pensate, era giusto un momento di condivisione e niente, vi mando un bacione e spero di vedervi alla prossima.